mediterranei, biodiversità e vocazione al valore. È una tre giorni di una sana autostima, è una tre giorni nel corso delle quali si parla con apprezzamento positivo delle nostre risorse, di quelle risorse delle quali se non si ha conoscenza non si può ovviamente utilizzare la potenzialità. Io credo che questa iniziativa sulla biodiversità manda un messaggio molto chiaro, che la nostra forza è la biodiversità, la nostra forza è la capacità di tenere insieme come in un mosaico tessere di colore e di forma diversa, che nella realtà palermitana e mediterranea trovano un'armonia. È la ragione per la quale questa iniziativa poi si conclude in un posto meraviglioso, quello è l'Orto Botanico, e si conclude attraversando il centro della città, Palazzo Reale oggi, Palazzo Comitini, sede della città metropolitana domani, e Orto Botanico. In coincidenza c'è il Palermo Street Food Fest, che è il cibo di strada, che non è il cibo di strada inteso in senso deteriore, è un cibo di eccellenza che però si consuma per strada. Vogliamo renderci conto che la forza della nostra realtà palermitana e mediterranea è che riusciamo a vivere esperienze e cibi di eccellenza anche stando sul marciapiede sulla strada? E questa è la nostra forza, a differenza di altri che le eccellenze le devono andare a prendere da qualche congelatore e da qualche frigorifero. Non le troviamo per... Assolutamente sì. Io rispondo riallacciandomi un po' a quello che diceva poco fa il sindaco Leoluca Orlando, cioè da un po' di tempo ormai è iniziata una nuova stagione qui in Sicilia, un nuovo modo di pensare. Basta piangerci addosso, basta parlare dei problemi, basta sottolineare ogni qualvolta le cose che vanno male, lo sappiamo. È arrivato il momento di cominciare a correggere tutto quello che c'è di sbagliato. Per quanto riguarda questo convegno, questa tre giorni sulla biodiversità che si organizzano a Palermo, una città che ultimamente, finalmente, ho proprio qui alcuni articoli del The Guardian, che è un quotidiano abbastanza autorevole inglese, si comincia a parlare di Palermo non sempre sotto lo stesso modo, lo stereotipo viene superato adesso da una nuova idea di una città, Palermo, che veramente è capitale della cultura, capitale del Mediterraneo, e quindi questa iniziativa qui a Palermo si aggiunge alle tante importanti iniziative che stanno cambiando l'immagine dei siciliani all'estero. Perché fare qui oggi questo incontro, iniziare qui la tre giorni della biodiversità? Perché se non vogliamo disperdere le ricchezze che abbiamo, che ci vengono riconosciute, ricordo che la dieta mediterranea è anch'essa patrimonio dell'UNESCO, se però noi non riusciamo a fare ordine, a normare, a regolamentare, a creare delle regole chiare attorno a questo riconoscimento che ci viene dato, probabilmente da qui a breve perderemmo questa ricchezza verrà sprecate. Allora cominciamo a mettere delle regole chiare e vediamo come crescere all'interno di queste regole, che possono sempre essere modificate, aggiustate, corrette con l'andare del tempo, ma cerchiamo di darci delle regole per far crescere questo patrimonio e attorno a questo patrimonio far crescere anche un'economia. Questa è l'idea di questo convegno, questa è la necessità di fare un disegno di legge sulla dieta mediterranea, proprio perché sono sicuro che su queste scie altri ne verranno per meglio regolamentare gli altri tesori che abbiamo in questa terra. Tutto in questo momento è lasciato all'improvvisazione, noi dobbiamo uscire dall'improvvisazione, cominciare a darci delle regole e attraverso queste far crescere la nostra terra. Questa è l'idea che sta dietro il disegno di legge che oggi verrà illustrato qui in Sala Gialla. Ma... Questo è suo? Palermo, pensato di estendere ai paesi del Mediterraneo, e prima di introduzione di questi nostri lavori, perché una delle di coloro che ci sarebbe contente a questa iniziativa è la prima firmata su nuove disposizioni in materia di dieta mediterranea al Senato della Repubblica. Per esigenze di lavori parlamentari al Senato poter essere portato.